Sono due cose diverse, nel senso che mi sono avvicinato alla filosofia per motivi politici, perché Berlinguer diceva che il mondo, se lo volevamo cambiare, per trasformare il mondo bisognava prima conoscerlo, rievocando l'undicesima tesi di Feuerbach. E quindi ho cominciato a studiare filosofia. Sono una vittima di frattocchie, già al liceo, Marx, Gramsci e compagnia bella. Però all'università avevo cominciato a studiare cinema e ho deciso invece di studiare filosofia perché, preparando la tesi laurea su Christian Metz, sono andato a Parigi per 3-4 mesi. Christian Metz, il semiologo, fondatore della semiologia del cinema, e ho scoperto in questo bel libro di Marie Claire Ropard, che si chiama L'écran filmique, citava questo tizio che diceva delle cose che mi piacevano un sacco, e questo tizio era Derrida. E quindi ho comprato la grammatologia, e poi gli amici francesi mi hanno detto: guarda che questo il giovedì fa lezione proprio qui dietro. Sono tornato e ho detto: no, no, io studio, voglio studiare questo qui. E così ho cominciato subito con Derrida. Penso che sia il più grande filosofo post-hegeliano, insieme a Deleuze, e forse l'unico insieme a Deleuze che è riuscito a sottrarsi potremmo dire, alle maglie della dialettica e a proporre un pensiero radicalmente altro. Ma resta tutto, resta tutto ancora a venire, quello che secondo me ancora siamo lontani dal trarre le dovute conseguenze del suo pensiero. E probabilmente il problema è questo, che probabilmente costituisce una sfida troppo radicale, con implicazioni, come dire, anche estreme, e quindi, come dire, è preferibile tornare a cose più pacificanti, anche se in apparenza sembrano più roboanti, no? Ma mi sarebbe piaciuto, ma non avevo il talento per riuscire a farlo. Mi sarebbe piaciuto fare quello che invece ha fatto il mio più caro amico e col quale da bambini abbiamo cominciato a sciare a livello agonistico. Lui adesso è il responsabile di una società, di uno sci club napoletano importante, però lui è bravo, io no. E in alternativa, ma questa è un'opzione sempre sul tavolo con mia moglie, è un beach bar in Grecia, una bella isoletta, Dove? Calcidica, Sidonia, ce ne sono due o tre che fantastici. In linea di massima vivo a compartimenti stagni. E questo forse un giorno ne pagherò le conseguenze, forse ho già cominciato. Però diciamo, quando io stacco, stacco. In vacanza non mi porto dietro neanche un libro. Niente di niente, niente. Quindi a beach bar in Grecia, semplicemente snorkeling, e da una certa ora in poi birra e poi mojito. Testo. È la tramatura di tracce di cui è intessuta la realtà. Per quanto ovviamente ontologia, tra virgolette, perché è chiaro che non è più l'ontologia alla quale siamo tradizionalmente abituati, no? Visto che si tratta di tracce, e cioè di qualcosa che non ha la consistenza dell'ente nella sua presenza pienamente determinata, evidentemente dobbiamo parlare di spettrologia, no? Hauntologia. Lo spazio è il rimosso della tradizione metafisica, e cioè la tradizione metafisica si costituisce su un'opposizione spaziale, che è l'opposizione interno-esterno, che serve evidentemente a rendere possibile l'opposizione, cioè l'esteriorità fra i concetti. Allo stesso tempo, però, con lo stesso gesto,
lo spazio viene sempre, in tutta la tradizione, nella nostra tradizione, compreso Heidegger, secondo me, fuori, spinto fuori. E c'è sempre l'empirico, è sempre il luogo del contingente, dell'esperienza, mentre secondo me a partire da Derrida si può pensare lo spazio o la spaziatura come condizione di possibilità dell'interno e dell'esterno. Sì, sto pubblicando per Fordham University Press un libro che si intitola Biodeconstruction, in cui il riferimento ironico alla biopolitica è evidente, e che si basa fondamentalmente su un seminario del 1975 sul quale sto lavorando già da un bel po', da un paio d'anni, e che è il seminario La Vie l'Amour. La vita era al centro della riflessione di Derrida fin dall'inizio, la questione del vivente. E la vie l'amour, il fatto, il mantenere il sintagma indeciso, prepara il campo al concetto di sopravvivenza, che è quindi possibile ricostruire, secondo me, a partire da una certa nota dell'introduzione all'origine della geometria, la riflessione sul vivente di Derrida fino agli ultimissimi testi e quindi fino a questa intervista. Il mio libro si basa fondamentalmente su un close reading della parte biologica del seminario, e poi c'è una parte in cui avanzo una mia ipotesi che secondo me è abbastanza coerente sull'autoimmunità. Allora, quello che sono più sopravvalutato, ce ne sono tanti, ma direi Arthur Danto. Ma perché io ho cominciato a leggere Danto prima che diventasse un filosofo, e a dire la verità non mi ero accorto che fosse un filosofo. Cioè, l'autore della trasfigurazione del banale si è, come dire, incarnato nell'oggetto del suo studio, secondo me. Cioè, non lo so, non riesco neanche a considerarlo. È uno studioso che ci ha dato, come dire, una descrizione del mondo dell'arte contemporanea abbastanza calzante. Quello più sottovalutato, chi potrebbe essere quello più sottovalutato? Al giorno d'oggi. Se fosse un filosofo direi Leroy Courant. È un dato che nel giro di 2000 anni ci sono stati forse un centinaio di filosofi, negli ultimi 50 forse 200-300, no? E questo è legato, ed è una cosa della quale secondo me bisogna cominciare a tenere conto in maniera critica, del modo in cui la filosofia si sta articolando ai media, alla struttura dei media. Il ruolo della filosofia, dove sta andando, sta subendo una pressione evidente che è chiaramente di natura politica e che andrebbe, come dire, studiata sul piano delle politiche europee della ricerca, che sono evidentemente orientate a privilegiare un tipo di filosofia, potremmo dire, rendicontabile, e in cui i risultati della ricerca sono o danno l'illusione di avere un'applicabilità su un fantomatico mercato. Dannare la filosofia a una residualità, a farla tornare a un divertissement da salotto, con la questione però che le signore, le nobili donne attuali si divertono molto di più, ma che possono fare la chiacchiera con Voltaire, non, forse a 80 anni possono divertirsi con noi filosofi. E io sono dell'idea che bisognerebbe assolutamente contrastare questo tipo di politiche e cercare, ma con gli strumenti con i quali si costruiscono queste politiche, cioè facendo lobby, ma facendo lobby nel senso di riorganizzarci di nuovo e fare una protesta, ma una protesta seria, argomentata, su quali sono poi gli esiti reali di questi
di questo modo di strutturare il progetto, ma questo rientra in un processo più generale in cui secondo me in Italia andiamo verso la riduzione dei corsi di studio in humanities, a partire proprio da filosofia, e secondo me andiamo proprio verso una drastica riduzione della formazione pubblica, a partire dal su, che stiamo perdendo una generazione di talenti che evidentemente sono spinti a fare altro perché le opportunità sono sempre minori.